E adesso cambiamo argomento perché un'esercitazione è in corso ed è rivolta a numerosi comuni della provincia di Reggio Calabria e del Messinese che stanno vivendo oggi uno scenario d'emergenza. L'evento è rivolto a simulare un terremoto di magnitudo Richter 6.0 con conseguente maremoto, ma ci spiega tutto nel suo servizio Mariella Musso. È scattata oggi e proseguirà fino a domenica 6 novembre l'esercitazione della Protezione Civile Nazionale, il Sisma dello Stretto 2022, che coinvolge 37 comuni della città metropolitana di Reggio Calabria e 19 di quella di Messina. Come base d'allarme viene ipotizzata una scossa sismica maggiore di quella registrata nella zona dello Stretto nel 1975, a 5 km dalla Costa Regina. L'esercitazione è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile all'obiettivo di verificare la risposta operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile a un evento sismico in un'area caratterizzata da un'elevatissima pericolosità sismica. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è attore primario di questa esercitazione, che serve anche a sperimentare le procedure da attuare in caso di emergenza sismica e da maremoto. In concomitanza della Giornata Mondiale per la Consapevolezza del Rischio Tsunami, che si celebra ogni anno il 5 novembre, saranno anche comprese le comunicazioni al pubblico e ai media riguardo alle informazioni correntemente pubblicate sul portale e sui social network istituzionali. Questo tipo di prove sono di vitale importanza per un'area ad altissimo rischio sismico come quella dello Stretto di Messina, storicamente interessata da terremoti oltre la soglia del danno. Simulare e sperimentare sul campo procedure, tecnologie, interoperabilità tra tutte le varie componenti in uno scenario reale ma non di emergenza permette di ridurre al minimo gli effetti devastanti prodotti da un terremoto e conseguente maremoto, salvaguardando le vite di persone e animali.